Eccoci qua nella splendida via del Grand Canal da San Rocane, ok? Il Grand Canal Memories, come vedete il business qua alle ore 7, perciò il massimo del business in Cina comincia dalle 5 e mezza e la fine alle 7, praticamente la fine, le 7 è la fine del business. Guardate che business che c'è in questa via pedonale. Via pedonale, una delle poche che ci sono in città, ovviamente. Questa era, doveva essere la Lauaitan di Jianin. Tutto chiuso, tutto da affittare. Ed anche locali che hanno avuto un grande vogue, diciamo, in precedenza, hanno aperto su questa via qua maledetta. Penso che sia... abbia una specie di maledizione dei fantasmi cinesi, non lo so, o ditemi voi nei commenti cosa. Tutto anche questo posto qua carino dove c'erano i ragazzini qua e là su e giù, tutto vuoto ragazzi, panetteria vuota, strada vuota, panzo appunto un vuoto, tutto, tutti fermi ad aspettare clienti che non verranno mai. Addirittura i parrucchieri, ragazzi, quante volte avete visto i parrucchieri vuoti? In una città di 2 milioni di persone, parrucchieri vuoti, sapete cosa vuol dire, no? Vuol dire che questa città è il collasso, è il fallimento. E ricordatevi che ovviamente qua è una città più economica delle grandi città, ma se posso dirvi che anche Shanghai è al collasso, okay? E se Shanghai è al collasso, questo è quello che porta, cioè se una, la città più fiorente, più avanti, più fondata sull'economia della Cina è al collasso, figuratevi i paeselli, ok? Non c'è nessuno per strada, si sta bene in maniche corte e pantaloni corti. È tutto andato a mignotte, ragazzi. Eccoci qua, progetto fallito. E adesso vedremo come andrà a finire, perché se siamo in caduta libera e se si fa un altro, ovviamente se si fa un'altra estate come quella che abbiamo l'anno scorso, che abbiamo fatto l'anno scorso, sicuramente il ristorante va in fallimento. Io non voglio vedere questa cosa qua, perché tutto l'impegno che ci ho messo, i sacrifici, proprio ho sputato sangue per far sopravvivere, ho fatto sacrifici inumani per far sopravvivere sto ristorante qua. Adesso mi trovo una che gli si spacca un tavolo, una gamba, e non riesce neanche a chiamare un cazzo di falegname per fare un buco nel tavolo e mettergli un bullone che trapassa la gamba e va nell'innesto, ma continua a prendere cazzate su Taobao, colle, roba che non funzionano. E adesso praticamente abbiamo due tavoli in disuso, perché quello nel VIP non permette alle persone di sedersi, cioè non c'è posto per le gambe, perciò nessuno va lì a sedersi perché è scomodissimo e la gente non vuole mangiare scomodissima in un ristorante italiano. Se vogliono mangiare scomodi, vanno a mangiare scomodi e ovviamente in un ristorante bettola sulla strada, no? Qua cercano di attirare clienti e gente facendo andare tutte le barche a vuoto, ovviamente sono tutte vuote, non c'è neanche un turista sopra, ok? Perché i turisti qua non vengono, la gente non viene a fare il turista a Jianin e la gente locale non va sul fiume a pagare 100 RMB per fare un giro del cucurucù, ok? Cioè, la gente non c'ha neanche i soldi di andare al ristorante o di andare a divertirsi, figuriamoci se va sulle barche qua, no? E girano a vuoto, comunque qualcuno deve pagare però a 40 di queste. Avanti! Come vedete torniamo in zona ristorante, questi sono falliti penso, perché è qua da agosto, è qua quella roba lì che non funziona, che non ha clienti. Negozio di vestiti
che non vengono vestiti. Ecco, forse l'unico negozio che funziona, guardate qua, cioè una volta c'era la fila qua per mangiare i barbecue, tutti i tavoli vuoti, gente qua che non vende niente. Spettacolo bello. Io il bambino non lo riprendo, andiamo avanti, vediamo qua un po' la situazione, ma penso che sia il bar qua, come si vede, non ha neanche i soldi a pagare la corrente, perché l'altro giorno ci ha accesa una candela. E così ragazzi, qua questo l'unico che lavora è questo, che ha le donnine a chiamata, perciò chiama le donne, arrivano i clienti e fa il business. Questo è sempre stravaccato, questo è sempre stravaccato sulla poltrona lì, c'ha tre tavoli in croce e quegli spiedini lì sono lì da una settimana, saranno diventati belli frolli adesso. Questo locale qua è in affitto da, si può vedere anche la data mi sa, no? E comunque questo ha chiuso 3-4 anni fa, 3 anni fa, sì, 3 anni fa ha chiuso e niente, ha chiuso 3 anni fa durante la pandemia e non ha più riaffittato. Qua una scuola, ok, una scuola. Qua canzoni di propaganda, penso, perché non so, sono canzoni, sì, video con corrente sprecata lì che non guarda nessuno perché non c'è neanche gente che fa una passeggiata. Questo è fallito e non ha più riaperto, vediamo bene, no, un po', questo è fallito, non ha più riaperto, anche col secondo piano, carino, sia quello che ha il secondo piano, anche quello, ma non lo usano. Questo è fallito, ma no. E anche se è fallito le luci sono ancora accese, cioè incredibile, le paga la gente, perciò nessun problema. Qua c'è questo splendido spettacolo che fa vedere la cultura cinese, quella di una volta però, ok, che nessuno sta osservando, c'è nessuno che guarda o che resta stupefatto del video, ma è lì che va a vuoto, ok, a vuoto per nessuno. Questo ristorante storico qua è qua, ma è qua per così, per gioco. Faccio vedere un po' la realtà, perché insomma, mi sono un po' rotto il cazzo di tutti questi influencer pagati, no? Che vanno in giro a far vedere che tutto fiorente, tutto è bello. Dopo magari viene uno qua in Cina con l'idea, mamma mia che bella la Cina, che avanti che è, faccio i soldi, e dopo 2 mesi resta senza stipendio. Io lo dico anche per quello, perché venite qua magari con l'illusione che è il futuro, che è l'America, e dopo 2 mesi rimanete senza stipendio perché chi vi ha assunto non ha neanche i soldi da pagarvi. E tra l'altro qua non è che ci siano i sindacati o dei grossi aiuti, vero, per queste cose qua. Se dovete andare contro un cinese, datore di lavoro, è abbastanza difficile, vero? Non è semplice come pensate, anche perché comunque sono persone che hanno potere sia a livello di società che connessioni, a livello di potere, ok? Se hanno raggiunto un certo livello in Cina vuol dire che hanno connessioni, ok? E si capisce benissimo senza che vado a spiegare. E così vedete, tutta sta roba qua che era in teoria un mercato è in fallimento, fallimento totale. Questo è chiuso per sempre, quello è chiuso per sempre, faccio vedere tutta la via e tutti i negozi in fallimento. E questa è una via principale della città, vero? È una via storica del commercio, è una via famosa, ok? Una via famosa, lì ci sono le barche per quello, e come passeggiata, vedo, sarebbe anche interessante, si vede che proprio alla gente qua non piace passeggiare, piace giocare a Mahjong, piace riempirsi di baijiu, qua, KTV aperto, porte aperte, anche se
si vede che non fanno controlli, questo è andato in fallimento anche questo, era un ristorante storico, fallimento. Andiamo avanti ancora, vediamo i fallimenti che ci sono qua intorno. L'oro invece, vendo oro, è chiuso, ma quello non è andato in fallimento. Faccio una camminata perché ho mangiato un po' troppo pesante. Lì abbiamo, dovrebbe essere, questo dovrebbe essere l'Ibai, in teoria. Qua ci sono le barchette che una volta funzionavano e vi portavano in giro, no? Mangiando sopra. E è andato anche questo in malora, perciò hanno lasciato solo le barche per, come sala ristorante alternativa, ma non vi portano più in giro. Saranno anche distrutte, i motori non funzioneranno. Ecco, qua sopravvive questo, questo è chiuso per sempre anche questo. Andiamo avanti. Questo lavoricchia, è già tanto che non c'è gente che mi fa bau 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 bau, come quando stavano rifacendo la via, che mi correva fuori la gente e mi diceva come mai che fai il video, chi sei. Qua, anche qua, qualcuno stava smangiucchiando. Qua c'era un coreano che è andato in fallimento. Qua avanti c'era un giapponese che è andato in fallimento. Sono andati tutti in fallimento praticamente. E qua c'era anche una mensa che è andata in fallimento e che ha riaperto altre cose in 4 anni che sono tutte andate in fallimento. Eccolo qua, la crescita inarrestabile del drago, no? Ma fatemi ridere. Torniamo indietro, va là. E tutti quelli che sono ancora qua è perché hanno investito troppo per mollare, ok? E hanno la speranza che si riprenda. Quando si troveranno con l'acqua alla gola, anche loro decideranno di andarsene, ovviamente. La maggior parte, per lo shock che abbiamo avuto durante la pandemia, se n'è andata, giustamente, perché hanno subito delle ingiustizie imperdonabili, ok? A livello di perdita di business, a livello di restrizioni della libertà dell'essere umano, di privare la gente di prendere l'acqua e di prendersi da mangiare, ok? Oltre che lavorare, di prendere un'ora d'aria. Abbiamo proprio toccato il fondo. Quando si è riaperto il tutto, no? Dopo una scellerata gestione della pandemia, c'è stato un piccolo boom, okay, di business, perché non poteva nessuno uscire. Poi quando ho aperto le frontiere hanno cominciato tutti a scappare via, anche i cinesi, perché nessuno ha più voluto ritrovarsi in una situazione come quella che hanno subito durante la pandemia. E poi è scoppiata una distruzione proprio economica, perché perdendo tutti gli stranieri, hanno perso comunque manodopera qualificata in gamba, che era un punto in più per le aziende, e hanno perso un sacco di chef, perché tanti ristoranti hotel non pagavano più, insomma, perché non c'era più clientela, perciò si ritrovavano a fine mese a dover pregare per lo stipendio, ok? Le aziende straniere hanno cominciato a spostarsi, perché non possono permettersi delle situazioni, non potevano più permettersi delle situazioni del genere. E così anche Gini ha perso un sacco di stranieri e di aziende straniere, ok? Importanti, e ha perso la maggior parte di manager. Sono restati 4 professorelli del Cucurucù e si è messi così, insomma. A Gini sono rimasti 4 professorelli del Cucurucù
che vengono da paesi in cui non possono tornare: Ucraina, Armenia, Sudafrica, bianchi del Sudafrica. Perciò così è, così è. E come questa città sta andando a fondo, e quelle città di questo genere andranno sempre più a fondo, perché sono città fatte da contadini, erano basate sulle industrie di produzione per l'estero, no? per i grandi marchi. Quando questi se ne vanno, qua si ritrovano migliaia, se non centinaia di migliaia di persone disoccupate che sono contadini e di cui non c'è richiesta. Ok. E tutto qua, ragazzi, come vedete anche la via delle mignotte qua non è neanche tanto frequentata, i locali sono quasi tutti chiusi, perché hanno fatto una retata. E perciò bene, anche oggi in perdita. Battiamo le mani al grande fenomeno di crescita, no? Che ha questo paese, e cominciamo a guardarci un po' di più nelle nostre tasche, noi italiani, ok? Di far ricrescere e di far ripartire il nostro paese, che è uno di comunque ancora fa parte del G7, e non esistono ancora le situazioni che esistono nel terzo mondo. Cerchiamo di salvaguardarlo, il nostro paese Italia, e di non farlo invadere e non farsi lavare il cervello da nazioni che non hanno niente a che vedere con la nostra cultura, ok? Ci vediamo al prossimo video. Da Sandro Cane è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi e ciao ciao.